fantacalcio, ma andiamo a ripercorrere una giornata che per me è stata straordinaria, perché come avete visto dal titolo, sì, qualche anno fa ho incontrato i giocatori della Lazio, ho fatto un tour di Formello e oggi, qualche anno più tardi, voglio portarvi con me, voglio raccontare tutta quella giornata. In mattinata avevamo l'appuntamento verso l'1 e mezza del pomeriggio e ci siamo detti: cosa facciamo in questo tempo? Non possiamo star lì a girarci i pollici, dobbiamo andare a visitare Roma. Ma cosa vai a visitare a Roma in 2 ore? Siamo andati a Fontana di Trevi e tempo, ma letteralmente 2 secondi per 2 foto, siamo tornati indietro, perché sennò non ce l'avremmo fatta ad arrivare puntuali all'appuntamento. E non puoi arrivare in ritardo, scusa, ci stanno aspettando. E quindi pullman a piedi, poi la fortuna, abbiamo trovato 2 ragazzi disponibilissimi che ci hanno dato una mano, che erano lì con noi. No, scherzo, questi 2 ragazzi hanno provato perlomeno ad infiltrarsi, fan accanitissimi della Lazio. Uno di questi, qualche mese dopo, nella foto profilo, comunque in una storia di Jessica Melena, non ve la devo neanche presentare, sapete benissimo chi è, moglie di Ciro Immobile, tanto per farvi capire il giro che c'era sotto questo ragazzo, fan sfegatato della Lazio. Per me era la primissima volta, non avevo mai visto dei centri sportivi di società calcistiche di Serie A così da vicino, così da dentro. E potete immaginare la mia reazione, lì, oh mio Dio, wow, arriviamo lì e adesso guardate. Ragazzi, non ci crederete, ma ci hanno fatto entrare, ci hanno messo questo viale e noi guardavamo passare letteralmente i calciatori che arrivavano a bordo delle loro mega auto. Tra poco vi farò vedere il parcheggio di tutti i giocatori. Rimarrete un po' come me, senza parole. All'epoca i più umili furono Dusan Basta, che arrivò all'allenamento a bordo della sua Smart, poi ovviamente a casa ne avrà avute altre 300, però arrivò con la Smart, e Martin Caceres, che arrivò a bordo di una Mini. E non posso non raccontarvi questo aneddoto di quella giornata. Io quell'anno ero molto affezionata a Luis Alberto, perché l'avevo preso a 1 al fantacalcio ed era esploso, un sacco di gol e assist. Non direi una bugia se vi dicessi che ero andata lì per vedere solo lui, però quasi, ci tenevo molto. Arrivo lì, arrivo al parcheggio delle auto, tutte le targhette con tutti i nomi sotto la macchina. Arriva la targhetta di Luis Alberto sotto il parcheggio è vuoto. Come? Perché è vuoto? È in ritardo magari. E chiedo: ma scusate, ma perché non c'è la macchina di Luis Alberto? E mi fanno: eh no, oggi non c'è Luis Alberto. Io: come? Questo può prendersi le ferie così da un momento all'altro. E chiedo: perché non c'è? E loro: no, perché sta nascendo suo figlio. Cioè, tu mi vuoi dire che nell'anno ci sono 365 giorni, io qui a Formello probabilmente non verrò mai più nel resto della mia vita, e il figlio di Luis Alberto decide di nascere proprio oggi? Sì. Ok. Dopo esserci rifatti gli occhi vedendo le macchine dei calciatori, ci hanno portato su questa tribuna che dava direttamente sul campo d'allenamento della Lazio. E che ve lo dico fare, ci siamo guardati tutto l'allenamento e tanta roba, raga, tanta roba. Immobile, quel giorno stava sbagliando da qualunque, perché 11 contro 0, forse c'era il portiere in porta, ma tipo prendeva pali a porta vuota, robe così. E Inzaghi gli urlò: Ciro, basta che non me li sbagli in partita.
Dopo l'allenamento sono stati molto carini, si sono fermati a fare un po' di film, un po' di foto, non tutti, tanti si rimanevano lì pur di non calcolarci. Su tutti no, però Ciro, volevamo aspettare Ciro per fare una foto con lui, una firma, e niente, l'abbiamo visto passare con la macchina, e tra l'altro stavo facendo anche un incidente, quando eravamo alla pensilina ad aspettare il pullman, e noi, tipo alle 6:30 di sera, cioè abbiamo aspettato tipo 4 ore, no, forse un po' meno, 3 ore, nella speranza che uscisse, e invece no. L'ultima cosa carina da dirvi è che all'uscita un ragazzo fermò De Vrij e gli disse: De Vrij, Stefan, non te ne andare dalla Lazio, e gli fa: vedremo. E poi sappiamo come è andata a finire. Siamo poi ritornati a casa la sera stessa e vi assicuro che le condizioni erano pietose, ero stanchissima, poi vi farò vedere una clip mia nel viaggio di ritorno in treno, qui ero moribonda, davvero, davvero da ridere. Cioè, provavo a combattere il sonno, diciamo così, con scarsi risultati, scarsissimi. La mia esperienza, spero sia piaciuta a voi quanto è piaciuta a me. Ho fatto un'esperienza simile anche per altre squadre, però magari con modalità diverse, e devo dire che mi piacerebbe molto magari in un futuro portare dei contenuti del genere, cioè andare a visitare sul campo quello che fanno le squadre di calcio e potervelo raccontare. Per me questo sarebbe un sogno. Speriamo, incrociamo le dita. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, fatemelo sapere in qualunque modo, un commento, un mi piace, ma niente. Buona fortuna raga, buon anno e ciao, a presto!